Benvenuti in questo nuovo video Roblox, questo oggi è autoscontri. Siamo finiti nelle parti strane di Roblox, perché credo che qua ci sia letteralmente gioco d'azzardo. No, Steph! Cioè, io vi dico solo che prima di entrare ci ha fatto accettare un regolamento lunghissimo che ovviamente non ho neanche letto. No, allora, questa gente è please donate, ma con i minigiochi. No. Quindi io tipo ho sto minigame per Robux e per sfidarmi devi spendere Robux e chi vince vince Robux. Ok. Però sono tutti a caso, tipo carta forbice sasso. Appunto, non c'è molta skill. Per oddio, niente. Oddio, allora, carta forbice sasso no. Poi ho visto che c'era forza 4, magari lì un po' di tattica allora, la puoi mettere. Sto andando. Vai. Sto proponendo al bro lotta con la spada. Vai, ti voglio vedere. Io non ci spendo Robux, eh. Cioè, voglio prima vedere com'è. Per combattere con l'avversario devi prima comprare il loro prodotto. E dov'è il bro? È questo? Te lo sta facendo vedere. Bro. Qua? Io non la capisco sta mappa, mamma mia. Bro, invece che fare le moto me lo spieghi, cretino. No, mi ha bloccato. Come ti ha bloccato? Allora, vediamone un altro. Allineare. Proviamo a allineare. Allineare. Ok, ah, vedi, adesso mi è comparsa la possibilità di comprare 10 Robux. Ok, vai. Ok, ho comprato 10 Robux con... Sono finito, puoi venire ad osservarmi. Aspetta, sì, dove sei? No, ma è forza 4. Vai, ti do una mano, vai. Guardo la partita. Oh, non ci credo. Raga, se perdo, perdo 10 Robux, quindi. Ok, e parte lui. 4. Devo premere. Uff. Occhio. Gli rovino l'anima. Non metterlo su 3, bro. Che poi mannaggia. Guarda che sta per fa 4. La tabella è gigantesca, quindi qua ci metti un sacco a fare. Non ti distrarre. Ma sta cercando di fare diagonali strane? Devi stare attento a tutte le direzioni. Pezzo. Ho perso il Roblox. No. Ah no, è al meglio di 3. Ok, parto io 3. A sto Dai. Giro. Ok, vai. 4. Occhio che sei tu il celeste. Ho vinto. Ho vinto. Okay, come ha fatto a non accorgersene? Brindisi. Si chiama così il bro. Sì. Ok. Comunque chi parte giustamente ha tanto vantaggio. Certo. Il problema è che parte due volte lui. No. Faccio schifo a forza 4. Faccio veramente schifo. Non ci credo. Brindisi ti ha rubato 10 Robux. Da. Fai quello del castello. No, Steph. Sto facendo quello del palloncino. Vieni a vedere. Dove sei finito? Tu ogni volta. Sto sfidando la Vai. Ok. Cos'è il palloncino? E praticamente. Non devi farlo scoppiare. Bravissima. Credo. Vai. E che devi fare? E io faccio 2. Devo scegliere quanto gonfiare il palloncino. Ma penso che non possiamo sapere dopo quanto esplode. Cosa ne pensi? La netta? Hai paura di perdere i Robux? 1, sei andata safe. Eccala, lo sapevo che c'è la fortuna. Ma c'è un minigame basato sulla skill che vi rendo tutti poveri? No! Non credo. Anche secondo Perché me. Perché altrimenti questa mappa non la giocherebbe nessuno. Stiamo rischiando la nanetta. Ok. Vediamo. Vai sempre non ci credo. Nanetta. L'ha esploso. Ho vinto. Vinto primo round. Però è totalmente a fortuna. Sì, totalmente allora, a fortuna. Forza 4 non è solo fortuna. No. Puoi applicare delle strategie. E mi ha spaccato l'anima. Ma gli altri sì. Ho fatto gonfiamento da 3. Guarda che coraggio. Pum pum pum. Secondo me posso fare ancora un 2. Ma come? Ma non lo sé. È totalmente. È completamente random. Cioè, mi sta pure dispiacendo. Abbiamo non ha senso. Rubato 10 Robux a probabilmente una bimba di 6 anni. Abbiamo questi minigame. Vai. Forza 4. Battaglia navale. Carta forbice sasso. Lottare con la spada. Forse questo è sulla skill. Plinco e celicona di un frisbee. Pop del palloncino mai più. Il prezzo giusto. E ho già visto gente che ci giocava. Ti fa vedere oggetti a caso e spari i prezzi. Ovvio. Concorso di osservazione. Goccia del blocco. Il concorso di osservazione lo stavano facendo quei due che si insultavano i genitori. Ah, quello delle tazze bello. È questo. Fai vedere com'è. Devi vedere dove finisce la biglietta. Ma voglio vedere come funziona il gioco. Later. Quindi ho un acquisto da 10 Robux. Vai. Scegli un prodotto.
Ragazzi, non c'è. Sfido qualcuno e gli faccio perdere altri Robux. Concorso di osservazione. No, è partito. Sì, concorso di osservazione. Vai, bro. Ti sfido. Va bene così. Faccio piangere tutti i bimbi di sto gioco. Sono diventato il villain. Let's go. Vieni a guardare. Sì, ti devo cercare ogni volta. No, ecco. È totalmente a caso. Totalmente a caso. Cioè, che cosa devi fare quindi? Non ha senso. Hola. E quindi davvero te devi insultare? No, devo rimanere fermo a guardarmi negli occhi. E come fai a decretare il vincitore? Praticamente vai FK, credo. Cioè, se io smetto prima di lui, perdo. Ah, e quindi quando si stavano insultando era così per passare il tempo? Sì, perché sei fermo. Cioè, è il peggior minigame di tutti. Ma non ho capito, puoi rimanere lì 2 ore? Penso di sì. 2 hours later. Angela ha proprio capito questa cosa per fare un po' di Robux nella sua vita. Sì, sì. Lascia il PG qua FK, fa questa sfida, i bimbi non hanno pazienza e Angelo ruba 10 Robux ogni 2 ore a un bimbo scemo. Vediamo, aspetta, Angelo, guarda che ha guadagnato 20 Robux in tutta la sua carriera. Davvero? Sì. Cioè, io gli sto dando i prossimi... Esatto. Cioè, c'è scritto che ne ha guadagnati 20 e spesi 20, quindi gli ha pure spesi quei 20. E allora è super motivata a vincere. Però ha 14 vittorie. Sarebbe il suo primo guadagno questo. Mm-mm. Scusa, come fai a vincere 14 volte ma non aver guadagnato? Ah, probabilmente con le sfide gratis. Sì, probabilmente sì, magari. Quindi si è allenato nelle sfide gratis. Angelo è un pro di sta mappa. Scherzi. Ma non ha ancora guadagnato. Sarei io il suo primo guadagno. No, Angelo, guarda, te li lascio sti 10 Robux. Spero che ti ci comprai qualcosa di utile. Li va a spendere. Ma in realtà so che li userai in una mappa brutta come quella che abbiamo giocato, che quindi sarà tutto inutile. Però cioè, non so perché, almeno è divertente. No, questa parte del video è molto più bella della prima. Tant'è che forse mettiamo prima questo pezzo del video e poi il gioco no, degli non autoscontri. Possiamo fare il contrario. Sì, invertiamo tutto. No. Confonderemo chi guarda non questo video. Non si capisce video. Nulla poi, eh. Ma perché questi hanno i cartelli? Io vorrei fare una sfida. Voglio con le lotta con la spada, c'è. Vai. Oh, dai, questa non sarà fortuna. Lo spero. Sei pronta? Spacca la faccia ad Angelo. È l'ultima. Vediamo. Elimina il tuo avversario. Lotta con la spada. Se è una sfida di click, lo massacro. Esatto. Lo faccio piangere. Che altro può essere, scusami? Elimina il tuo avversario. Ah, finisci in un'arena. Hai presente il combat? Ti vedo, c'è lo schermo. Ma che bello. Hai presente il combat base di Roblox? Sì, Steph, ti vedo. Cioè, vedo tutto. Praticamente ci sei tu nella piattaforma, ma dietro di voi c'è uno schermo grande e io vi vedo dallo schermo. Spaccali la faccia. No, ma è terribile. È il combat quello base, quello lentissimo. Ok. Ok. Puoi vincere ancora. M4RSK1. Sono 5 round. Ho capito di che pasta sei fatta. Va bene. Comunque... Veramente. Cioè, raga, questo è il combat di Roblox del 2008. Ok. Grande. Con un samurai. L'ho capita la tecnica. Vai. È talmente lento l'attacco che tu devi aspettare che lui perda la pazienza. Sì, sì, come sì, sì, me l'ha insegnato Angelo. Vedi, e tutto vedi, torna nella vita. Angelo poi è qua. Ferma FK. FK Angelo, non si è manco accorto di aver vinto. Non si è accorto di aver vinto Roblox. Ci credi? Sì, guarda, non ha scritto niente, quindi non se n'è mai accorto. Tanto che ti diceva, non sono FK. Questo sta... Adesso gli stanno spaccando la faccia su Fortnite. No, non c'era il range, bro! Se perdo la prossima è finita. Ah, sì. È matematicamente finita se perdo la prossima. È una situazione di quelle delicate. Se la sentite la tensione dei 10 Robux? La percepiamo tutti, no? Se perdo, torniamo a casa. Sai che c'è? Faccio uno sprint improvviso. Ora! Finta! Ora! Finta! Ora! Sì! Grande! Grande, dai! 2-2. Dai, ce la puoi fare. 2-2. Ce la puoi fare. Ce la facciamo. 2-2 contro il pinguino. È il momento. Quante volte l'ha giocata lui? Non lo so. Secondo però me c'ha... Però posso dirti, vediamo. C'ha già giocato. Oh, guarda che ha guadagnato 760 Robux. Vedi? E ha 60 vittorie e non ha mai speso un Robux. Ha solo guadagnato sto bro. Guarda la nuova tattica che sta facendo ora. È fermo. Sì.
ha paura. Non è mai arrivato a un 2-2 probabilmente, perché di solito sfida i bimbi più scemi. Sì. Va bene, va bene. Non perdere la pazienza. Gli devo far venire l'ansia. Ok. Ce la puoi fare. Sì! Finalmente hai vinto. I miei 10 Robux. Che poi io non sto utilizzando, perché per vincere i Robux io devo fare le sfide e vincere le sfide con i Robux. La certo. mappa ti scamma di brutto. È un sistema ancora più truffa di quello che potrebbe sembrare. Di è terrificante. Non giocate questa mappa, vi scongiuro. Limitatevi a guardare me che la gioco. Non siate degli angeli FK. Mi scrive qualcosa? Non Angelo è tornato a muoversi. Si è mosso, Angelo, l'ho visto. Angelo, ci sei? Mappa nel mood di Slap the Face, di quello della lingua, ma con gli autoscontri. È la mappa però interessante, perché c'è lava ovunque, la gente si massacra. Andiamo a spaccare. Proviamo. Le ossa ai bimbi scemi. O forse staremo noi oggi bimbi scemi. Ho preso un pacchetto. Zoom! Vediamo. Ah, ok, quindi col mio spuntone tolgo 10 ad ogni hit che do. Ok, aspetta che questi sono quasi schiattati. No, lava. Ho fatto finire pure bene la lava. Questo lo voglio uccidere io. Muori, bro. Ok. Vai via, bro. Ma raga, ma l'ho fatta io la Vai kill. Via, bro. Ma hanno scammato. Ma qui Boom! Le tirano sempre, Steph. Ho colpito Preparati. Alle spalle. Preparati. No, ma io voglio le kill. Aspetta, dai. Sì, l'hai visto? Sì, l'hai fatta tu. Questa l'ho fatta io. Steph ha ucciso, fatto un ma. Luquino ha ucciso Fe. Sei morta. Capito anche questo. Posso comprarmi già qualcosa di meglio? Possiamo girare la ruota. Quello già lancia fiamme. Mi hanno fatto fuori. Ok. Allora, ho guadagnato 2 monete. Ditemi che costano poco le cose, dimmi cara. Gira la ruota. Gira la ruota. 5 monete. Cioè, neanche la felicità di aver girato un accidente di ruota. A me 10. 100, 100, sono... dai, questa volta è andata 100 meglio. 100 monete sono un botto se ti è andato 5 all'altro giro. Eh sì, vediamo. 5 monete, 20. A me non stanno andando altrettanto bene. Giriamo Perfetto. L'ultima volta. Sono già triste. 20, ok, quindi ho un totale di 37 monetine. Quanto costa l'auto numero 2? Ma non puoi comprarla? No, secondo me la possiamo potenziare, sai Steph? Dobbiamo cercare il posto dove comprare gli spuntoni, perché avevano tutti l'auto uguale alla nostra, ma hanno degli accessori diversi. Quindi secondo me dobbiamo cercare il negozio Forse accessori. È questo, gli accessori qua. Penso allora, proprio 100 di sì. monete e un accessorio. Okay. Mentre frammento di auto 100 monete. Non so quale di due aveva comprato. Io provo l'accessorio. Vado. E poi ci stanno le abilità. Ok, quindi abbiamo aspetta, però qua c'è anche il regalino. 10 d'oro. Mi vedi? Niente. Cosa hai fatto? Lo vedi questo robo blu? Sì. Questo che levo e rimetto, no? Sì. Ho trovato questo. Non ho la più pallida idea di che cosa possa servire, però l'ho messo nell'auto. Magari è forte, non lo so. Ma io non ho niente da mettere. Let's go. Le casse invece che fanno secondo te? Aspetta, non lo Perché so. Perché la mappa cambia tra 5 secondi, non Sto so se l'hai visto. Sto killando uno, yes. Chissà che fanno ste casse, raga. Non danno soldi, non danno niente. Steph, cambio mappa, dimmi. Steph, siamo dei deficienti patentati. Ora Ti sei domandato perché abbiamo una carota attaccata al veicolo? No. Non te lo sei domandato? Io sì. In pratica dobbiamo portare la carota al coniglio alla fine della mappa. Ah, era quello l'obiettivo di quella penso mappa? Penso proprio di sì. Quindi le mappe hanno varie regole. Quindi adesso questa qua è tipo Battle Royale? Esatto. E quindi sicuramente ci permetteva di guadagnare più soldi o più punti in generale. Ok. Bisogna stare attenti agli obiettivi, Bro, no. Muori, Dino. Io Dino sta scappando. Ho perso un sacco di vita. Dino, non puoi scappare da me. Dai, no, raga, se mi rubate la kill vi spezzo in due. Raga, ma vedete che l'idolite ogni tanto non dà il danno? Secondo me c'è tipo un cooldown su... Dai, ma ha fatto un Maddo 2020, era pure FK. Sembra pure una parolaccia il suo nome. Che poi l'unica cosa utile per far soldi è fare le kill, no? Credo proprio Qui non sì. guadagniamo niente. Sì, ma infatti... Se noi abbiamo giocato per 3 ore e mezza abbiamo guadagnato nulla. Ma infatti per quello ti dicevo che non ha molto senso. Era molto più carina se ci buttavamo giù a vicenda e tu facevi i soldi in base alle kill, capito? Ti butti giù e torni su e fai le kill e guadagni. Io comunque, non ho fatto soldi, cioè non avevo... voglio essere presuntuoso. Ma io ti dico, Steph, avevo 27 monete, sai quante ne ho ora? 29. E io 47. Io da 47 a 47 due mi pare. Ho fatto non so come, ma è tristissimo. Ho dato 1000 hit, ho fatto più danno io di un guerriero vichingo.
Ma infatti dovrebbe essere in base a quanti colpi dai. Anche secondo me. Perché qua è impossibile farti la kill. Cioè arriva uno all'ultimo, te la stila. Però voglio vedere quando schiatto, se questo 17 di forza viene convertito in qualcosa. Esatto, magari sì. È che sono molto basso, io sono uno dei prossimi che schiatta. Anch'io. Meno vita di te. Anch'io. Guarda che fai le sgomate, brutto, infame. Perché io ti do ancora lì. Di colpire gli altri, alla fine mi hanno colpito un sacco, altro che. Eh sì, ma è normale, prima o poi. Ma infatti molti che vedi con tanta vita perché sono appena rientrati, Certo. Perché mica il Battle Royale, non c'è un senso logico. No, ovvio. Il game design lo fa... Io ti stavo dicendo prima, non voglio essere presuntuoso, ma secondo me... Pian piano appena ci impariamo a creare bene i giochi su Roblox, questi giochi li spacchiamo, che ne basta la metà. Sto fanno cercando schifo. Di killarti. Ho notato se cercano di killarti. Ma t'ammazzo io. Dai che così ci killiamo ed è finita. Sì, comunque non lo volevo dire a voce alta, ma stavo pensando lo stesso. Cioè... Raga, a cosa servono quei 19? Ah, negozio del festival. Dicevo, c'è magari un negozio dove possiamo convertire i pugni che ogni 50 pugni... Ok, ne ho 18. Ogni 50 pugni 100 monete d'oro. Ho 100 monete d'oro per 50 pugni. E no. Sì, è il contrario. E allora che mi servono i pugni? Non si sa. Vabbè, allora un mistero. No, un mistero. Mistero misterioso. Cambiamo gioco. Molto deluso. Hashtag deluso. Raga, ci fermiamo. Sono veramente felice di aver trovato questo gioco. È stato incredibile. Sì. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao.